Buongiorno signori, oggi andremo a trattare alcuni aspetti di un argomento che vediamo diffondersi parecchio sui social network e in generale sul web, il car fighting. Andremo ad analizzare alcuni aspetti che possono avere un senso e altri invece che un senso non hanno. Partiremo con l'analisi di questi aspetti dal tiro, cioè simuleremo, ci metteremo dalla parte dei cattivi e faremo conto di sparare nel più breve tempo possibile un numero di colpi, ipoteticamente contro un'auto occupata ovviamente da alcuni passeggeri più l'autista. Quindi partiremo adesso con il sparare 5 colpi ad un bersaglio posto a 5 metri e da questa posizione cominceremo una serie di valutazioni collegati al car shooting, ok? Adesso andiamo ad esplodere i nostri 5 colpi, mi sono messo davanti alla sagoma a 5 metri, tiratore pronto, stand by. Ok. Abbiamo esploso i nostri 5 colpi con una sequenza di tiro normale impiegando 2 secondi 89. Quindi che cosa abbiamo dimostrato? Abbiamo dimostrato che in meno di 5 secondi un tiratore che ha intenzione di esplodere con aggressività 5 colpi ci impiega veramente poco tempo. Quindi in questo caso, andando tranquillamente, ci abbiamo messo 2 secondi 89, immaginate se ad un certo punto noi cadiamo in un'imboscata. Quindi io sto guidando il mio mezzo e ad un certo punto cado in un'imboscata. Il tempo di realizzare di essere caduto in un'imboscata e quindi di realizzare che c'è qualcosa che sta succedendo contro di me, il tiratore ipotetico in meno di 3 secondi esplode 5 colpi sul veicolo. Ok ragazzi, come vedete, noi abbiamo registrato un tempo che è di 3 secondi e 34. Il primo colpo che l'autista ha sparato da quando è partito il beep, che simulerebbe un'ipotetica aggressione da parte di un attivatore esterno, il primo colpo che ha sparato il tiratore, praticamente alla guida, l'autista, è stato di 3 secondi e 34, cioè il primo colpo è stato esploso a 3 secondi e 34. Se vi ricordate, il tempo dei 5 colpi esplosi prima la sagoma era di 2 secondi 89, ok? Quindi con questo discorso che cosa vogliamo dimostrare? Vogliamo dimostrare che il tempo di reazione dell'autista sul primo colpo, quindi sull'attivazione, ammesso che lui si accorga da dove arriva l'attivazione, quindi deve individuare il bersaglio, altrimenti questo discorso non ha proprio senso, perché se io fossi stato attivato a 45 gradi dietro di me non mi sarei neanche accorto, oppure se fossi stato attivato a 45 gradi da quella parte non me ne sarei neanche accorto. Ma supponiamo, come vediamo spesso riproporre nei video, che l'attivazione sia frontale, il primo colpo che io riesco a esplodere dopo aver fermato la macchina è a 3 secondi e 34 contro i 2 secondi 89 che ci metterebbe un eventuale attentatore che si manifesta davanti a me e comincia a sparare appena mi vede. Questo è un aspetto che ci interessa porre in evidenza, perché quando andiamo a parlare di attivazioni e di diciamo così controimboscate da dentro la macchina, da dentro un veicolo, dobbiamo valutare questi aspetti, perché tendenzialmente quello che si fa è di riprendere una reazione anche veloce e decisa da parte degli occupanti della macchina, che attingono al fuoco attraverso il parabrezza e poi man mano con una serie di azioni
gestite in fuoco movimento, ripiegano per andare poi nella parte più sicura della macchina, che è dietro. Però quello che ci interessa è il tempo di reazione, quindi un aggressore che sa che arrivo contro un autista, contro un veicolo che viene colto in un'imboscata. E quindi questo è un aspetto molto importante da andare ad analizzare. Andiamo a analizzarlo anche dall'esterno. Ok ragazzi, adesso andremo ad analizzare questo aspetto da chi ci vuol fare la festa. Quindi ci mettiamo nei panni dell'aggressore, dell'attentatore, che tende un'imboscata al veicolo che sopraggiunge, e il core, cioè il focus di un'imboscata qual è? Quello di bloccare il veicolo in una zona di mattanza e far sì che gli aggressori intervengano a fuoco su quel veicolo da posizioni strategicamente vantaggiose per loro. Quindi una delle prime cose che pone un vantaggio strategico è non farsi vedere quando effettivamente io conduco un'azione di fuoco contro un bersaglio. In questo caso noi faremo la parte di un attentatore X, non troppo addestrato, ma che comunque vuole farci del male tendendoci un'imboscata, ok? Fuoco, 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 fuoco! Ok ragazzi, cosa abbiamo assistito in questo video? Abbiamo visto che l'aggressore ha cominciato ad attingere al veicolo ancor prima che io mi accorgessi da dentro il veicolo della sua esistenza. E quindi questo è un altro aspetto ancora da considerare. Quindi, supponendo che entrambe le azioni, quella di attacco e quella di difesa, comincino nello stesso momento, sicuramente l'aggressore ha un vantaggio, perché in 2 secondi 89, se ci ricordiamo il tempo di prima, lui riesce a esplodere 5 colpi e io riesco a esplodere il mio primo colpo a 3 secondi e qualcosa. Ma in questo caso, che poi è quello che simula la realtà, in un'imboscata sicuramente l'aggressore comincia ad attingere il fuoco prima ancora che io mi possa accorgere di lui, anche se si paventa davanti a me. Nel caso specifico di un'imboscata, noi avremo un veicolo che viene comunque bloccato in una zona di mattanza, così si dice, da dei barrage. Quindi la sorpresa, l'effetto sorpresa che l'autista e gli occupanti della macchina ai quali sono sottoposti è un effetto sorpresa dettato dal blocco della macchina, quindi dal porre in essere di questo barrage. Dopodiché ci sarà l'attivazione a fuoco, quindi loro potranno reagire con un netto ritardo rispetto all'aggressore che si è strategicamente messo in condizioni vantaggiose per poter portare un'azione di fuoco vantaggiosa. Ma al netto anche di questa situazione, una situazione molto così che sembra più legata ad un ambiente di degrado che non ad una operazione militare vera e propria, che cosa noi vediamo? Vediamo appunto questo aggressore che da una zona X remota anche davanti a me comincia ad attingere il fuoco ancora prima che io mi possa rendere conto della sua reale posizione. E in questo caso lui già esplode un numero di colpi sostanzioso prima che io possa anche velocemente reagire. Basti ricordare ad esempio alcuni episodi che sono accaduti in territorio estero, in Afghanistan, in Iraq, tutti i convogli che sono stati presi d'assalto, tutti i convogli che sono caduti in un'imboscata, purtroppo per quanto il personale fosse preparato, per quanto fosse coperto da assetti tattici e logistici, il più delle volte non ha scampato, o quantomeno sono sopravvissuti, o in diversi casi ci sono state diverse vittime e qualcuno è sopravvissuto. Questo perché? Perché è facile comprendere che quando si cade in un'imboscata i tempi di reazione degli occupanti saranno sempre maggiori rispetto a chi conduce l'attacco. E soprattutto la strategia. Quindi ci sono dei sistemi che vengono posti in essere per effettuare
delle imboscate che purtroppo pongono gli occupanti, pongono le vittime delle imboscate in una posizione di svantaggio. Se io ho un attacco frontale, è un attacco a 90 gradi, quindi io vengo colto di sorpresa da un attacco al mio lato sinistro, al mio lato destro e poi anche dal lato frontale, sicuramente sarò disorientato. Noi ci vengono in mente diversi casi, ad esempio a Baghdad intorno agli anni 2008 ci fu un grosso attentato a carico di una scorta di forze speciali polacche e i ragazzi non ce la fecero, ne sopravvissero in poca misura. Per andare poi a ricordare anche altri casi a carico di berretti verdi in Africa, sono stati colti in un'imboscata L e purtroppo non sono riusciti a uscirne fuori, nonostante avessero copertura aerea e via dicendo. Quindi quando parliamo di queste cose bisogna sempre andare un po' a capire in quale contesto ci stiamo muovendo e soprattutto se sono all'interno di contesti organizzati o disorganizzati. Se mi muovo all'interno di contesti organizzati avrò blindatura, avrò macchine, avrò veicoli blindati, quindi da lì succede anche qualcosa di diverso, quindi queste reazioni a fuoco non sono sempre uguali, non vengono studiate sempre nella medesima misura. Se non ho il veicolo blindato sicuramente sarò in una condizione di svantaggio, ma la cosa più importante da fare e scappare il prima possibile, più velocemente possibile con le stesse vetture. Quindi nell'ottica reale di impiego nell'ambito del car shooting non è focalizzata l'attenzione sulla reazione a fuoco attraverso il parabrezza o intorno alla macchina, ma piuttosto fuggire il prima possibile con la macchina stessa, perché non ho nessuna possibilità di pensare di poter vincere reagendo a fuoco quando sono stato colto in un'imboscata. Questo purtroppo è un tema che bisogna trattare in questa maniera, perché l'unica cosa che mi può dare la possibilità di uscire fuori da una situazione del genere è la fortuna e pregare che la macchina sia ancora efficiente, perché in quel caso l'unica cosa che posso fare è cercare di lasciare la zona nel più breve tempo possibile. Continuate a seguirci su questo argomento perché tratteremo il tema del car fighting e i suoi vari aspetti in più riprese. Questo è un primo episodio sul quale ci piaceva soffermarci, l'abbiamo girato con strumenti amatoriali come vedete, però quello che ci sta veramente a cuore è trattare alcuni argomenti con la giusta visione, con il giusto angolo di attacco, perché spesso anche in ambito professionale cominciamo a vedere delle cose che potrebbero anche esporre a dei pericoli il personale addetto ai lavori. Quindi è bene trattare le cose allora come stanno. Seguiteci perché svolgeremo altri episodi su questo argomento e tratteremo altri aspetti che spesso nei video non vengono trattati.